Vabbè, sì, che era la stessa cosa che ti dicevo io, cioè che ci sono i soldati magici che sono demutati, mentre invece poi lo stadio successivo invece è proprio usare l'essere umano demonizzato come fonte energetica per le truppe. Vabbè. Sono le grandi rivelazioni che comunque erano abbastanza evidenti. Però continuo a non capire perché era stato detto che i soldati magici che erano artificiali, visto che sono persone comunque a tutti gli effetti. Vabbè, sì, i telefoni non funzionano fuori da insonnio, capito? Tu insomma non ci stai mai nel gioco e ti chiamano pure dentro le grotte. E tutti sanno il tuo numero di telefono poi. Quando è che hai dato il tuo numero di telefono a Dino? Era accanto alla dichiarazione di morte dopo l'invasione. Morto Noctis. Questo è solo per il Questo sono. cellulare. Sì, lo chiamano tutti. E E nessuno si stupisce che è vivo. nessuno si stupisce che lo chiamino comunque. Tipo, cazzo te l'ha dato il mio numero di telefono? Se lo mettevano come il codex di Metal Gear Solid, il cellulare. Potevi chiamare le persone per avere. Ma anche Cindy, Sid, Core, Arnim, che ti dava tutti gli spiegoni di lore, perché quello si sarebbe fatto i peggio monologhi e telefono da solo, per poi chiudere, senza neanche salutarti. Perché tanto Converser che ha fatto? Che stava facendo Per restare Converser? in tema sarebbe diventato Drebin praticamente. Sì, ma appunto. E poi, vabbè, avevi coso, avevi. Cioè, già Verser lì era bello che è partito, lui stava parlando col pupazzo Esatto. praticamente. Ok. No. No. Eh sì. No. Oh, è un magico No. teletrasportatore. No. Guarda, guarda, questa lì, no? È un sasso e un cane. No, quella è la motoslitta. Ah, ok. Quella è la motoslitta. Ah, ma aspetta. Perché mi sa che queste sono. No, non posso vederla. Perché queste sono le famose quest secondarie, Side quest, vabbè, probabilmente. Sì, vabbè, ok. ma non le facciamo, cioè. No, trama. Upgrade. Upgrade! Speed boost. Ah, c'è più. Ah, forse facendo le queste Questa, vabbè, certo, secondarie. sono, perché è un microcosmo il DLC, Vabbè, quindi. dai, ok. Vabbè, Carino. questo è carino. Questo è Sì, carino. Il sì, sì. problema è che è una merda da guidare. Vabbè, è la regalità ai Sì, no, e tutti. no, perché abbiamo fatto il debugging. Sì, ecco, hanno copiato hanno praticamente copia e incollato la motoslitta nel. Sì, però non può succedere Ti questo. blocca l'audio. Vabbè, sì, se ne Vabbè, sì. Vabbè, giusto per vedere che cos'è, non la faccia. Mamma mia. Mamma mia, cosa hanno fatto? Io ti ricordo la prima volta che avevo spezzato il collo alla guardia. Esatto. Ah, vabbè, ma sono mostri? Sì, no, non credo. Sono Ci sarà decisamente qualcuno che avrà mostri. bisogno di aiuto. Protect Garrulet, dice qualcuno. Ah, Garrulet è la Garrulet. creatura. E invece no. Sì, dai, una volta siamo qua. Sì, ma ovviamente con la spada. Noctis key? Noctis key? Beh, ti fa capire il livello di priorità di Prompto comunque. Crackshot quando risordisci. Stanno morendo il Garrulet comunque. Ma anche tu. No. Triangolo, triangolo! Non puoi farlo sempre. Vabbè, sentite ragazzi. Lancia missili, no? Infatti, è quello che sto Allora, cercando di Garrulet sta a fare. vedere, eh? Lo Oh. ammazzi. Boom, Garrulet è morto. No, Dai, ho sbagliato. ancora. È morto il Garrulet? È morto. Oh. Però. È il modo di proteggere una vita e non farla soffrire prima della Ma morte. è pronto! Non lo sapeva! Ha funzionato, Vabbè, ti sei sfogato sugli innocenti animali che stavi. Cioè, era la natura che faceva il suo corso e tu hai deciso di interromperlo con un lanciamissili. Perché io sono. I am my own monster! Esatto, è così, è così. Bene, Esatto. ora torna alla musica triste, perché giustamente hai fatto la tua decisione, hai fatto la tua scelta. Vedi, hai anche fatto. Stupidi animali. Esatto. Io sono un Va demone! bene, parlavamo prima, adesso Final Fantasy XV è diventato un videogioco in cui fai combattere gli animali nelle arene e li Esatto. investi con la macchina. L'investi? L'inve. Ah, Ah, ok. Cosa sto facendo? Examine, L'ho investito. Esatto, pure le notifiche che non le abbiamo disattivate. Sì, ti prego, non dirmi che c'è una faccia sotto perché non può avere la faccia sotto in non può teoria. avere la Non faccia ha sotto. un corpo questa cosa. Adesso facciamo gli angioletti di neve. Questa potrebbe essere una cosa figa, dai.
Vabbè, dai, allora un sogno. Che succede? No, questa è la cosa di Vede Noctis. Probabilmente sta dormendo, oppure Harding gioca con lui, ma probabilmente si è addormentato. Oh! Ah, vuoi scappare? No! Che figata! Ah, che forte! Dall'altra parte. Come dall'altra parte? Ah, andare a destra. Ah, sì, non l'avevo vista. L'hai visto che si abbassa per correre? È bellissimo! No, Noctis non è neanche lontanamente così figo, comunque. Beh, da come ci coglie più o meno lo stesso che non conosciamo. Sta appeso sull'albero, probabilmente. Esatto, infatti, cioè, sai, quando hai davanti una persona si sa teletrasportare, insomma. Ah, Prina! Però è morta. Non sappiamo quando muore. Sicuramente muore, ma non sappiamo quando muore. Follow Prina. Sarebbe bello perché se morisse qui, avessi la scena in cui muore. Mamma mia. E avresti un minimo di giustificazione. Esatto, no, perché è sicuro che muore perché c'è un dialogo in cui dicono: ma prima che fine ha fatto Anoa? Purtroppo ha fatto la stessa fine della sua padrona. Okay. Beh, tanto sono cani magici, quindi va bene, ok. No, sì. Il fatto che viaggino nel tempo è una cazzata, vabbè, ma alla fine è roba di gameplay. Puro gameplay. Sì, ma veloce, però. Già qua sta morendo. Piedi, così scappa di paura. No, non lancia missili, evitiamolo. Non posso sparare. No, l'avrei fatto, non posso. Ah, altre robe morte. Morte, vabbè, insomma. Che poi... A parte non capisco perché sono perfettamente integre e accese, però va bene. Ah no, questa forse è accesa. Questa no. Mi sembrano tutte con gli occhi no, accesi. No, questa è rossa. No, sono tutte uguali, tutte niente. Uguali. Allora sono tutte potenzialmente funzionanti. Ma perché poi lui ha detto che non si possono... infatti. Ah, questa è forse la cosa del trailer, del teaser. Avevano fatto i furbetti nel trailer, diciamo. Sì. Poi non è neanche detto comunque che era lui, un lui, cioè perché poteva essere pure un malato in teoria che era stato mutato e... Oh. Questa roba? Questa roba? È un campo strano. Sì, nel territorio imperiale. Sì, no, certo. Vabbè, forse... No, vabbè, ma saranno flashoni sui gruppi. Sì, perché c'è una macchina fotografica. Sì. Sarebbe la roba del bambino. Vabbè, sì, è un po'... Si era mai visto questo cane? No. A parte quando la... A parte caricamento. Luna arriva... Ah, sì, giusto. Sì, città. Sì, vero. All I ask is that you continue to support Noctis and that you remain ever at his side. How does she expect someone like me to support him? Am I good enough? Si sta facendo perché Luna mi pare in Brotherhood gli scrive la lettera
Is that really what Noct and everyone else want? For me to be with them? Dustin! Quello è Dustin! But what about me? What do I want? It took me a while, but I finally found my answer. Andrò a fare il fotografo e manderò tutti a cagare. It's time. Sta figata. Ti fa riflettere sulle cose che era possibile creare, ma. Selfie time. Aranea. I'm ready. Ora un po' sei solo. I've thought about what he said, and I've decided to face my fears once and for all. I can't choose where I came from, but I can choose where I'm going. All right, but slow me down and you're going to get left behind. Si è rotto di nuovo. Ci rialzo malissimo. Povero. No. Sins of the Father. Vabbè, dice. Senza dignità proprio. Sins of the Father. Ora parte. Sarà. E quello era il citazionismo Metal Gear che lo cacciava. Aranea. Fa diventare un ometto, Aranea, no? Monta su, andiamo avanti, vediamo che succede. Carino. Io sarei molto preoccupata. Sì, vabbè, ma cioè, lei dovrebbe cadere e morire tipo subito, però ok. Mio Dio, che ansia quel cappotto. Fantastico, però. Sì, vabbè. Oh, sì! Investiamo gli animali. Questa musica non ci azzecca niente del combattimento che era partito. Perché era nella... No, ma era tipo J-popona, incredibile. Posto. No, ma episodio Innis, 6 mesi lo fanno bene, non ti preoccupare. Che te, 3 mesi non bastano. Ok, butta giù tutto. Sì, ma io ho un'arma di merda, cioè non ho solo un... Ma con un missile fai... ma pulisci tutto e poi aspetta, con 3 cazzotti... Ah, Aranea, ok. Rubi tranquillamente qualunque arma... Questi sono chiaramente umani, infatti. Ah, mi stai dicendo qualcosa, gioco? Chiaramente. Che devo fare lo stealth? Io li butterei tutti in un punto e poi missile, insomma. Poi mi farà stealth kill. Esatto. Tu levati alle balle. Sono assolutamente invisibile, sono vestito di nero in un campo navato con un bazooka dietro la schiena. Pure preso un trofeo. Che non ho disattivato la notifica. Che palle sta cosa. Stai giù, ok. Devo dire che rispetto a... Per ora, rispetto a episodio Gladio, vabbè, le musiche non mi stanno piacendo completamente. Non ci azzeccano... Non sono brutte, ma non ci azzeccano proprio. Il contenuto è molto superiore, comunque. Di che cosa? Dell'episodio Gladio. Al di là delle musiche. Ma anche a livello di gameplay, cioè secondo me per ora siamo messi malino. Poi bisogna vedere un po', ma... Beh, mi sa che Gladiator, però, quello che ho visto come contesto era proprio peggiore. Ok. Per farla stealth, no? Sì. Ok. Quindi adesso faccio così. E non vedo più un cavolo, perché... Sono morti. Sì, vabbè, perfettamente. Rise and shine, shortcake. Cioè, sì.
le tre guardie messe lì che non c'è motivo di... vabbè. Sì, ma proprio in tranquillità. Aranea, ma dai, dai, chi è che mi sta sparando? Spara. No, è l'esercito di là. Ah, no, l'esercito, giusto, vabbè. Tac. 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 Come ha fatto? Non importa. Come si resetta la mira è terrificante. Vai. Ok. No, no, spara a quello, sai che li butti giù comunque. Dici? Mm? Sì, lo proietti. Visto. Ma forse è meglio che mi prendo... Ah! C'era il bazooka. Figurati, vabbè. Ma perché in realtà non è vero gameplay inteso come qualcosa che fornisce una forma di sfida e forse le quest opzionali sì. Esatto, la difficoltà sarà in, diciamo sì, però non c'è il Dread Behemoth, il Dread Behemoth come quest opzionale, perché sarà sicuramente opzionale, cioè il Dread Behemoth con pronto a sparare c'è sì, da tagliarsi le vene comune, c'è da tagliarsi le vene, è vero che comunque almeno puoi combattere a distanza. E quindi magari non ti becchi la, la continua ghiacciatina sciottante, però boh, non lo so. Altro lo... Peccato, no? Ecco, il problema è che adesso non ci sono più audiolog, per forza, cioè non ne trovi più. Non adesso succhi detto, fortissimo. Non è detto. Vabbè, in teoria questa è un'altra base random nel ghiaccio. Ma ci diranno perché Vestal era lì, come ci è arrivato? Beh, speriamo, perché altrimenti... Cioè, vabbè, la risposta alla fine la trovi sempre, Hardin. Però, sì, però capito, fa fanculo, ma... sì. Cioè, infatti, cioè, ci dovresti almeno provare. Sì, esatto. Ormai, vabbè, tanto ormai lui appare, scompare, sa tutto. Controlla le armi della gente. Vabbè, così apri il... Va bene. Grandi sistemi di sicurezza. Vabbè, ormai. Questa roba è finita, cioè. Oh, ma salve! Dov'è la bazooka? Infatti. No. Non qui. Ciccia. Vai di mitra e... Eh sì, va di mitra. No, no, chiaro. Guarda, c'è sicuramente qualche... Ah, è perforato. Questo... Aranea, fai qualcosa. E tu magari colpisci qualcosa. Ma no, ignoralo quello. Ecco, spari alle... Ah, vabbè, ma... Li spacchi comunque. No, no, vai di lì quando sta a terra vulnerabile. Fai molto prima. Sì, dicimi lì? Ecco, vabbè, vabbè. Non più. Senti, ma se io mi entro, secondo me si bugga la merda se entro qua dentro. Più secondo me si bugga no, la merda. Rimarrà idol, cioè... Spara l'esplosivo, ecco. L'esplosivo. Sì, oh. Così muoio anche io. Ne valeva la pena. Facevi molto prima. Non vedo niente. Ho capito. Continua a spararti con... Sì, sono per... Sì. Vabbè, questo è il classico combattista in Fantasy 15. Oddio, non vedo nulla! Spara l'esplosivo. Senti shot! Grande! È mare di spalle. Spara l'esplosivo, cavolo. Ma gliene frega niente! Spara l'esplosivo cosa? Ehi, l'esplosivo, vai. Ah, dice Aranea? Ah, sì, giusto. Continua a sbagliare tassi. Sì, continua a sbagliare tassi. Gli avrà fatto qualcosa, sì. Sbatte niente, cosa devo colpire? Sì, lo stai distruggendo, guarda. Sì, ho capito, ma... No, la gamba, come è lo stesso nemico che sta in Final Fantasy XV, i breakpoint sono quelli. Già. Ma non anzi male, ma pronto, dai. Ma che poi lei ti aiuta, dovevo farmi vai, aiutare. Esplosivi anche lì. Quali esplosivi? Ah, quelli in fondo. Che cazzo? Togliti il pensiero, spacca tutto. No? Ok. E anche dall'altra parte. Aspetta! Arane. Ok. No, non devi tornare. Ah, sì, che devo tornare. Giustamente. La mia ricarica infinita di proiettili, stai scherzando. Via, via. Ok, vabbè. Sei molto straightforward qui.
Io in teoria questi però mi danno i baffettini, lo sai? Cioè hanno i distributori di caffè comunque questi. Esatto. Ah, sì. Chiacchierano. Sì, che carino, questa cosa è carina. No. Ok, poi gli dà il buff. Sì. Ah, era quello il regen allora. Era il cibo, no? Che pronto si rigenerava for reasons. No, ma lui si rigenera a fine dello scontro comunque. Solo che... Anche senza il buff? E mi sa di sì. According to my intel, they're housing the new model here. It's some kind of magitech armor, right? What's so new about it? This one's got a ghost in the machine. Esatto, era ovvio. Managed to fuse his soul with the core. Ovviamente, cioè. The demons this guy created destroyed Insomnia. If we don't take him out now, he's liable to destroy the whole world. Ma guarda, qualcosa mi dice di no. Interessante. Mi senti freddo, Raneo? Ma che? Ah, proprio, vabbè, proprio Shameless. No, dai, non è vero, non l'hanno fatto sul serio. Cosa? Quella è una cassetta e questi sono documenti. Sì, no, per terra, certo, proprio. Te ne mettono lì. Ah, ok. Che cos'è TTN? At your attention. Ah, sì, giusto. Oh, figo, ok. Vabbè, sì, ok. Sì. Perché, quindi diciamo che stanno dicendo che Shiva comunque l'hanno buttata giù. E ci sta tantissimo. Che poi abbia creato un tragico cambiamento climatico in un intero continente, che quindi probabilmente tutta la fauna e la flora dovevano estinguersi. Ma guarda, qui è un tentativo di dire, ok, cerchiamo di mettere perlomeno un codex minimo. Ok. Ok, ma tu chi sei? Ok. Mamma mia, che cosa orribile. Ah, vabbè, è uno un tipo. Sì. È un tipo, ok. No, vabbè. Per un istante avevo sperato che magari fosse la persona che poi era scappata. Peccato. Ah, qua altri spigoni belli, perfetto. Ottimo, ottimo. Vabbè, almeno. Almeno ci sono. Sì, sì, infatti. Herself graced us with her presence in the core of Assyria, and through the combined efforts of the Magitek infantry and my precious demons, we killed her. The resulting casualties were great, but these sacrifices afforded us something far more valuable than a few. Un cambiamento climatico. Che non è neanche del tutto sbagliato, perché appunto... Esatto. Cioè, ci sta. Non hai visto l'imperatore? Esatto. Cristo, will be mine. Vabbè. Oh, okay. Ah, Ravus! Sì. Va bene. Come io avevo capito, ora non so la fonte, ma che Ravus era salito al comando dopo che Drautos, Glauga, era morto, mentre a quanto pare no. Ok, vabbè. Ok. Qua ancora Glauga era vivo. Vabbè, stanza con nemici. No, oh, no, questo sicuro, dai. Qua c'è il boss. No, qua ci sono nemici. No. È una stanza assolutamente piena di strade secondarie, viaggi vari. Aranea, fai qualcosa, piccali! No, no, Sì, ma no. Io continuo a sbagliare tasto. Oh, una volta. Sì, ma... Io non li vedo. Dove guarda sono? Guarda la mappa, guarda la mappa. Sì, ma io non posso mirare guardando la mappa. Devi salire in alto per combattere. Da qui in basso fai poco.
ripeto, non ti conviene, perché tanto non puoi fare granché. Vabbè, avete rotto un po' le palle, eh. Devi salire, non... Sì, ho capito, stavo... Ah! Esatto, peggiori solo le cose. Ok. Ah, pure il view inside. Ok. A posto. Sì, è lì. Quando capisci che combattere melee è meglio che sparare, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ok. Sagitta, allora prendiamo il sagitta. Guarda un po'. No, no. Granate. Vai, Ranea, picchia tutti! Prendi le granate, perché non le prendi? Non lo può fare. Ah. Perché... È in combattimento, no. No, perché il suo... Non lo fa, vedi, non me lo fa... Ma le granate non sono un... Io parlavo di Ranea. Non la fa, intendevo quello, aspetta, eh. Non ti obbedisce, ok. Si sta facendo cose strane, dai! Allontanati, distruggi il defense node. Il defense node, attento. Ah, giusto, il defense node. Che cazzo sta sparando in tutto questo coltivo? Guarda, abbiamo già avuto chiara dimostrazione della sua intelligenza. Cioè. Sì, allora lei mi ha appena ucciso comunque. Ah, chi c'è ancora? Ah! No, ce ne sono almeno altri tre. Alanea puoi fare qualcosa? Non può fare niente! Ma perché qui non può fare i salti in aria? Io non ho parola, questa cosa è bellissima. Vai! Ah no, ho sbagliato, ok. A posto. A posto, a posto. A posto, a posto. Dov'è? Ah. Ah, eccoli. Eh sì. Questo sa? Sì. Dici? Almeno a distanza serve a qualcosa. Vai, vai, spara al nodo. No, no, al nodo, al nodo. Crackshot, crackshot, crackshot. Presto, triangolo. È durissimo! Vabbè, per far divertire il giocatore medio che sta fermo, il nemico. Non ci sono più! No! Non me ne ha date più! Assurdo. Musica è proprio brutta comunque. Ok. Ma non piace proprio. No. Non ci azzecca niente. Mi fa il mood triste. E poi sta cosa tecno del Kaiser. Dove sono? Dov'è? Ah, guarda la mappa. Sì, l'ho capito, ma non ho capito dov'è. Devi salire qua. No. Ah, no, sei... il, sì, il... Ma veramente? Vabbè, aspetta, ma non c'è. No, aspetta. Spara, perché adesso è morto? Perché è il livello 32, non 40 come quell'altro. Devi uccidere, ma anche devi uccidere quel mostro là, la macchina. Non te ne devi fregare niente. No, lasciali intatti perché? Questi. Perché esplodono, gli fai male alla... Sì, ma se fanno arrivare... Che cazzo è? Lasciali intatti sto cazzo! Invece sì. Ma sei scemo, mi stanno ammazzando! Ma nell'istante nel quale tu hackeri quello là... Ma l'hai capito che mi stanno uccidendo o no? Lasciali intatti, fanno i laser! Lasciali intatti. Sì, ma io avrei sparato a quello là dietro, l'avrei messo in range di esplosione e l'avrei distrutto con loro. Sì, ma l'hai capito che stavo morendo o no? Sì, sì, ma puoi saltare, no? Con quale lag di tempo? Vabbè. No, sì, non è un gioco dove schivi comunque, cioè, davvero. Saltando poi. No, non sprecare la missile per questo. Sono infiniti. Sono infiniti? Ah, ok. Cioè, il bazzo si ricaricano. Vabbè, ok, ok. Sembra tantissimo Fury, sta cosa. Ah, sì. Toh, suca. Ma forse non si attiva. Cioè, magari non lo devo uccidere. Sì, il puntino rosso. Continua ad arrivare nemici. Secondo me no. Cioè, magari è opzionale. Che cavolo ne so. Che te faccio. Se hai il lanciamissili, io mi toglierei il pensiero e lo distruggerei in sicurezza. Ma se prima ammazzo gli altri? Gli lanci il flash, abbassare le difese. Non è detto che... Non mi pare che funzionava con lui. No. No. Ah, ora lo fa. Ah, a posto. Ok.
Ah, bene, vedo che ha funzionato benissimo. Che cavolo? Ah, che ha fatto? Sai cosa dovresti fare? Colpirlo. Colpirlo ai piedi, sai? Attento che però adesso. Giustamente si è messo in mezzo il. Sì, vabbè, però. No, aspetta, sì. Perché non mi ha fullato l'Elisir? Yeah, no. Mamma mia, non vedo niente. Già, vedo. In basso, dalle le gambe. Ma è uguale, secondo sì, me non ha... infatti è. Okay. Ok. E quella cosa è brutta, non vedo nulla! Ok. Ah, ciao! Mi sa che sei morto, eh sì. Un rallenti figo. Aranea, ma tu... no, eh? Lo fa quando vuole. È per farlo più realistico. Aranea, grazie. A posto. Con chi ce l'hai? Ah. Ce ne sono altri su. Sulle scale, anche. Che stanno sparando contro le grate. Bene. Non mi stupisce molto. Verstyle, io non vorrei dirti niente, però non ha funzionato come pensavi. Vai. Che serve mirare quando è un bazooka? Infatti. Schivo i proiettili. Ah, non l'ha preso. No, troppo lontano. Vabbè, non importa, la mia spada magica. Mio Dio. Stavolta che poi a sto punto. A questo punto perché non tipo lo fai diventare rosso e tipo usa il potere demonico dentro di lui? No. Sì, comunque sì. Lui è forte, cioè non si è trasformato, però ha la sua cosa demoniaca dentro e quindi la usa senza neanche rendersene conto, magari perché è un bimbo innocente. Kawaii che poi ogni tanto piglia e ammazza tutti. Ma sarebbe dovuto esserlo anche nel gioco base. Sì, io ti ricordo che sta ripetutamente subendo dei traumi psicologici, poi probabilmente esatto. Verrà torturato. Su. No, cioè non c'era. Io mi perdo sempre. C'era una cosa da raccogliere da qualche parte. C'era quella stanza col. Da qualche parte c'era una stanza con una cosa. Ecco. Ok, era questa la stanza e basta, non c'è più niente. Ok, buttati di sotto. Oh, pronto. Pronto. Pronto, ti prego. Pazienza. Pronto, ecco. Dai. Allora, raccolgo gli oggettini perché qualcosa mi dice che i boss saranno una porcata infinita, mi dovrò spammare le cure. Così, questa impressione. Vabbè, perché mi devo pure abituare coi tasti comunque. Vabbè, no, c'è anche il roll, pensa che figo. Buffettino. Sì. E anche un po' di storia, per grazie a Dio. Cioè, comunque questi che lasciano gli elisir per terra... Vabbè, insomma. Si sono fottuti da soli. Ovviamente. Che cazzo ci fa dall'altro lato? Si chiama coding. Guarda, vedi, fa. Cosa no, fa? No, lasciami andare. Cosa cazzo ci fa dall'altro lato? Come ha fatto ad andare dall'altro lato? Ok. Sì, vabbè.
Vai. Ah, sarà la scimmia, probabilmente. Mm-hmm. Il coso scimmioso. Research log year 756, day 190. At long last, my life's work is complete. Not only have I found a way to preserve the ego, mm-hmm. I've also managed to sustain that consciousness through the sublimation process and transfer it into my matted head corpus. The prototype. Slightly less powerful weapon, but this presents no real problem. After all, one's consciousness can be transmuted again and again and again. All that remains is to fully surrender myself to my research and become my own final test subject. I will conclude my mortal life by offering a word of thanks. Chancellor Arden Izunia, your assistance has proved invaluable. You have my eternal my work and begun my ascension to an existence beyond divinity. Of course it was Arden. Almeno lo dice, guarda. Ma veramente. It's all his fault. Ma quindi loro non sanno. Cioè, questa è la conferma che non sanno che Arden ha i superpoteri. Perché se ne avrebbe discusso nel suo logo personale. Nessuno si fa domande in questo gioco, nessuno. Cioè, sai, quando una persona per 30 anni non invecchia, perché ne avevamo già discusso, cioè, se sono passati 30 anni, Versal sarà sulla sessantina, Arden sulla quarantina. Guarda, farsi domande. Ok, cioè, illegale. Quindi teoricamente, se Arden non è invecchiato ed era sulla quarantina, quando ha incontrato Versal, Versal ne aveva 30 di anni. Quindi era più grande di lui, quindi io qualche domanda me la farei. Ma che? Vabbè. Boss fight? Mm-hmm. Eh sì. Ha fatto praticamente così. Addio! Addio! No! No! Ho un'arma di merda! Non vedo niente! Vabbè, ai lati ci sarà sicuramente... Crackshot! BAM! Non gli ho fatto nulla! Sì. Break! Cerca... Okay. Esatto, vedi, è pieno di armi. Dio! Dimmi che non... Ok, grande! Vai, Aranea, picchialo! No, ma io devo farmi la foto. Tu non puoi sparare senza mirare, scusa. No. Sicura? Sì. Aspetta, provo, ma non credo proprio. Ah, sì! Almeno. Ah, sì, va tanto, non serve un cavolo mirare. Crackshot! Vai! Adesso! Il mio colpo segreto! No! Vieni giù! Bastardo! No! Sticoli! Prompto no scope. Sì, vabbè, è inutile mirare. Aspetta! No! Maledetto! Vieni qua! Ma sei un bastardo! Ci sei sicuro un trofeo? Fatti la foto con la scimmia! Vieni qua! Una cosa allo zoo, c'è qualcosa, dai! Vieni qua! Vieni! Scendi un po'! Ok! Vai! Non ci credi! Cazzo! Adesso... Ah vabbè, comunque complimenti per la cadenza di tiro di sto fucile, io cretina. Semi automatico. Era il fucile da cecchino. Era, esatto, un fucile da cecchino semi automatico. Ah. Di. A posto. Vabbè, dai, magari è difficile, non si ricaricano. No. Ma mirare che bonus ha? Cioè, penso che tu possa farlo cadere e renderlo vulnerabile. Dici? Esatto. Beh, almeno ha una meccanica. Oh, sì, no, è figo. Aranea, tu lo sai che devi fare adesso boom boom, vero? Vabbè, sì. Guarda, tetto d'arda. Mira un minimo e poi spara tutto il caricatore.
Questa idea è molto simpatica, solo che appunto è fatta. Ah no, non è. È bastato. Aranea, vai. Sì, però non farmi. Ah no, questo è diverso. L'ha preso? Ok, l'ha preso. L'ho preso. Vai di Mitra, per l'amor di Dio. Dici Mitra? Sì. Scarica di tutto, fai molto prima. Molto prima, vai. Ah, sì, magari. No! Vai via! Lasciami stare! Lasciami stare. Non vedo niente. Grazie, gioco. Che fa? Ah. Oh, fichissimo. Fichissima questa cosa. Non gli faccio niente. No, porca puttana. Ma sul serio, che paura. Paura incredibile. Molto bellino. Aranea! Devo farmi la foto con questa cosa. Devo farmi assolutamente la foto con questa cosa. No, non vedo nulla, aiuto. Vedi, già quando mi hanno detto il coretto, già un po' più figa la musica. Oh. Sì, ma siamo scemi. Oh. Aranea, fai qualcosa, picchialo! Picchialo, Aranea, picchialo! Grazie, Ardi, la tua arma è stata fondamentale! Sì, ma ci deve essere sicuro qualcosa da colpire. No. Ma soprattutto, no? No! Sì! Sì! Scusate. Vabbè. È venuta bene. Forse. No. Ah, non mi ha preso, ok. Solo saltellato. Ho capito. Funny things down, sì. Poi sei anche strabuffato, quindi fare un male fottuto. Sì, solo 16 proiettili, quindi m'attacco. Ma quindi questa roba è una mezza esperimento strano, però di un animale che non c'è nel gioco, quindi. Aranea! Vai, crackshot! No! Sì, ma al solito io continuo a dire. Ah! Al solito continuo a dire che questi scontri dovrebbero durare la metà. Non vedo che abbia. Non mi pare abbia punti deboli. No. Cioè, non così distinto a caso. Non riesco a... Vabbè, vai il sciacchino adesso, finiscilo con quello. Finché non è molto. Perché quelle sono robe esplosive, no? Sì, ma non te l'ho consigliato perché tanto a portarcelo per. Ma è molto meglio col cecchino, non ti vorrei sì, dire. Ma se ci può. Cogli. Sì, nel senso che se sta fermo e puoi scaricare un caricatore, è perfetto. Altrimenti. Ma non, mi, no, non era questo Versal, Versal è nel tentacolo sì, no, gigante. Posso arrivarmi volando. Minchia. È questo, sì, è grande, esatto. And that means he must be inside that thing. Hop on! Dai. È tipo Diamond Weapon, sì, è gigantesco. Ready for round two? You bet! Brother!
Ma sì, it's not over yet. Esatto. E poi verrà il Fox Die, sarà vibrare tutto. Long have I waited to smite the world that denied me the glory I rightly deserve. And now all shall tremble before me, man and maker alike. Ah, sì, è mortale, però è vero che è ben miglior. Ok. Ma le munizioni sono infinite. Eh sì, tu cercavo di fare focus fire. Sì, ma Aranea come fa a sapere tutte queste cose? Down below the... Ah! Sì, già detto, anche in altri contesti pronto. Non ti... È quasi invulnerabile. Sì, lo so, ma intanto se non lo posso prendere in faccia... Eh sì. Intanto sparo. Sul riscaldamento mi sembra non ci sia. Ecco, ecco, cerca di colpirlo. Di un... E se è figo è figo, ma, sì, ma fossero tutti non così. Non sta cercando di attaccare, ci sta girando intorno. Che stupido! Sì, esatto, ecco, il nucleo gli fa molto male. Ah, carino. Oh, un po' di cazzi, dai. Cioè, secondo me c'è Hardin che sta facendo il video col cellulare. Sta facendo il video col cellulare. È patetico comunque. Grazie, cancelliere. È possibile che un'arma del genere non abbia... No, attacchi a distanza. Non ci fa perdere. Saranno immortali, ma sta perdendo molti HP. Ha la faccia degli immortali, si sta facendo malissimo. Con un single Gatling Gun. Oh, ok. Vabbè, ora minaccia il raggio della morte. Vabbè, praticamente è un verme dei ghiacci. Sì. Grado di sfida 16, dipende. non è finita, lo so. Dai, vabbè, dopo c'è la boss fight. No. Sì, vabbè, certo, ci sarà dopo. Qualcosa per forza. 3 o'clock. È 3 o'clock, anche se non era vero. Perché non era. Era tipo luna. Esatto. Aranea. Go home, you're drunk. Eccolo, ecco dei raggi allora. Vedi, oh, Massimo Carmini, E ci mancherebbe altro. Ma è vulnerabile. Sì, adesso devi colpire proprio i punti giusti, è carino. Sì, ho capito, ma sono troppi. Ehi, non sei così inutile. Esatto. Sì, ma ragazzi, cioè. Vai, a destra adesso. Quando vedi il fuoco devi spostarti sul prossimo. Sì, lo so, ma non è così facile. Funziona, prenderla? Sì. No, puoi solo zoomare. No, posso fottermi. Ok, ma è fatta. Cioè, tecnicamente hai vinto. Sì, beh, abbastanza dopo grandi frasi da coattone, minchia che figura di merda che hai fatto, Immortalis. No, vabbè, adesso vabbè, sì, adesso c'è il Berserk, ovviamente. Teorie immortali. Ah, si sente sinceramente battuto? Bene. Sì, ma io sto morendo. Destroy the Magitek Core. Che penso sia quello al centro, no? Sì. No. Ah no, vabbè, devo continuare a colpirlo. Sì, devi impedirgli di fare l'iperraggio. Sì, non è per niente facile. Vabbè, che il mondo abbia dappertutto tranne praticamente al centro. Tecnicamente sì. Sì, Vestel, sei una pippa comunque. Uno stratega, cazzo, veramente. Grazie, cancelliere. Prego. Stiamo immobili prendendoci una crivellata di colpi di una normalissima motoslitta con un Gatling sopra, quindi qualunque arma da guerra, un esercito l'avrebbe distrutto questo. Perché non va giù? Perché non va giù? Perché ti vogliono far spaventare a morte. Ma andare in sottoterra, no? Senti, io non penso che abbia... Ma lui è uno scienziologo. Sì, lui non sa le strategie... Lui le crea le armi, ma non le sa usare. Oh. Oh. È figo, dai, continua. Oh. Vai giù. È praticamente uno script, però. Vai giù! Sto facendo giù. Quasi, è una cosa simile a quello che accade in Breath of Fire Dragon Quarter, questo. È molto figo. Oh mio Dio. Vai, sta... Sì, ma fossero tutti così. Ma io preferisco scriptarli. Ma lei però doveva essere così. Ma infatti. Sarebbe stato solo meglio. Ma molto meglio. Ma infatti, questa cosa è fichissima. Vai, non dà molto onore al personaggio, ma... Vabbè, Verser, cioè... Con
Niente. Vabbè, è morto con l'imperatore. Esatto. Questa figura di merda. Almeno lui era un po' più figo, dai. Un po' più grosso, un tentacolo umano fiorellino. A posto, no, è finito. Cioè, teoricamente è finito. You all right? Yeah. This is what I wanted. Then say it like you mean it. Ranea, tu sei stata inutile, lo sai. Cioè, no, fatto... guidava. Ah, lui guidava. Lei guidava. Sai, potrebbe essere tua madre, probabilmente. No, non è vero. Quando no. Sai perfettamente dove sono, vero? Pensa se hai. Io mi stavo malissimo. And who knows? Maybe I'll take it back before he does. Don't get ahead of yourself. Honestly, I don't know for sure if they're going to accept me. Non lo capiranno. Tu gli direi, sono uno di loro. Loro, esatto. Sei nato là, non importa. Esatto. So I'm gonna tell him. No, non hai capito. Io sono un clone mutato, esatto, creato per distruggervi. Un po' diverso. Tette? Sì. A boy has become a man. Anyway, Grawley is straight ahead. Io resto qui nella neve da sì, solo. Sì, esatto! No, vabbè. Ti prego, dimmi che è Ardyn, perché davvero... No, no, si deve scoprire comunque come lui arriva. Adesso va lì e viene pestato da Ardyn, intrappolato, trascinato in catene, crocifisso e preso a botte fino a che non arrivano. Ma ha veramente lasciato Aranea in mezzo a niente, sì, davanti? Sì, adesso si trasforma in Ardyn e fa... No, per fo... No, ecco. No, no. Vabbè. No, non ci credo. Io. Vabbè. Questa sì, a parte. Ma ti fanno quindi immaginare che lo insegue, lo prendi, lo gonfia, lo crocifigge, lo tortura. Va. Hai vinto? Non hai vinto un cazzo. Sì, ma perché? O c'è un'altra. Perché ci stanno mettendo Luna? Ah, Luna Freya, giusto. Sì. Ma perché non è ferito? Cioè, non quando... è ferito, non lo ferisce Ardyn. Lo ferisce Ardyn. Lo ferisce Ardyn malamente. No, perché no? Perché nei commenti mi avevano anche detto no, ma come fa a capire che l'hanno torturato? Beh, lo trovi alla fine di una, in una cella, alla fine di un corridoio pieno di demoni morti attaccato a una croce. Ah, ok. Dai, facci vedere che effettivamente subisce delle violenze. Uno schiaffo, uno schiaffo, quello. Uno schiaffo, perché dai. Ho capito che vuoi rendere Ardyn molto... tragicomico, come lo è, tragico ma comico, però dai è gonfiato, cioè esatto, cioè e tu mi hai fatto, santo cielo, e l'ho anche cambiato, l'ho anche cambiato, quindi dopo averlo stuprato l'ho anche cambiato di nuovo per non tenerlo nudo, perché così sembra proprio decontestualizzato, come se il DLC sia stato aggiunto proprio come se, però, perché non è stato aggiunto, no l'avevano pensato fin da su. Speriamo. Ma il fatto è che uno è già schiaffo. Cioè, se avessero mostrato almeno che lo attaccava lì. Vabbè, c'è comunque, vabbè, almeno ci godiamo il teaser di Indy, sì. Se purtroppo non siamo spoilerato. Ah, ma non era una stanza delle torture, vero? Era una ferramenta, vero? Team pronto, pensate. Team pronto. Quindi quando ci sarà l'episodio Ardyn, ci sarà il team Ardyn. Esatto, perfetto. Oh mio Dio. Ma chissà, ma speriamo che lo fanno. Quello ha detto così tante cose, non ha fatto niente. No, è vero, ha fatto troppo. Cioè, comunque hanno fatto quell'inquadratura per fare capire che è una stanza brutta. Sì. Questo è chiaramente un'inquadratura non casuale. Cercano di comunicare il massimo possibile con il meno scosto. Sì, per un Peggy 16. Diciamo. Esatto, avete visto? Lì ci sono le cose. Le cose brutte. Quello è. Ma no, farci qui che cioè, hanno fatto capire, l'ha tenuto attaccato praticamente. Sì. Scartravetrandolo ogni tanto. Ogni un po'. Tanto, sì, ma ogni tanto arrivava un cazzotto e se ne andava. Guardalo. Sì, beh, di certo non era così quando è andato via. Ma di certo, ripeto, non era neanche vestito così, quindi non ho capito come sta magia del cambio di vestiti. Dove l'ha trovato? Il cambio invernale. No, il cambio invernale e poi si è ricambiato. Sì. Cioè, quindi l'ha cambiato. E gli ha rimesso pure il braccialetto. Perché ti ricordo che il braccialetto non l'aveva.
il braccialetto non l'aveva, quindi qualcuno gliel'ha tolto. Che è la prima cosa che controlla lui nei servizi, dice, non c'è. Sa benissimo. Era scioccato per caso di qualcosa. Vabbè, peccato. Ah, comunque avete visto ciò. Sì, ah, comunque sono uno di loro. Che cosa è stato? Questa cosa? Sarà un continuo del dialogo che hanno sul tetto. No, io penso che sono decisamente da grade a qua. Sì, no, dico, appunto. No, vabbè, la scelta, diciamo, in più. Ok. I know, right? How could you possibly do such a horrible thing after everything we've been through? Nah. It's okay. You're not the only one who. Anche perché è un cazzo di mago incredibile che fa cose insensate da mattina alla sera, quindi era impossibile. This is all over. I say we break down the borders. Come together as one nation. Sì, no, parli come se ne importasse qualcosa della politica. Dai. I mean, what does it matter where you're from? Vedi, lui non ha capito. No, no, no. No, lui è convinto. Che sia solo una questione di nazionalità. Sì, sì, non ha capito, non ha proprio capito. Io sono estero, capito? Ah, no. Ma perché in teoria questo ci sta, perché alla Lucis sono sì, ma a quel punto Prompto sposatevi. Sì, ma Prompto sta facendo il furbetto. Sì, ok, mi è andata bene. Sì, vabbè, quello sì. Però in ogni caso, cioè, perché Lucis sono razzisti, quindi probabilmente Humpty Spencer. Certo. Che perché Nyx si prende tanta di quella merda solo perché è un provinciale. Invece... Ah, così proprio vabbè, ignorantissimo. Sì. Ok. Infatti, in questo teaser ti fanno vedere quanto hanno dato importanza agli occhi, tutti color animatissimi, dettagliatissimi, zoomatissimi. Quella che cos'è? Sembra una cosa con le ali. Quindi dove sono? Vabbè, sarà per forza. Le cose con le ali potrebbero essere il modello di quei demoni creati. No, era, mi sembrava finto. Vero, sì, questa cosa è troppo figa, però. Peccato che non c'è l'audio. È fatta apposta. Anche se il labiale è fatto molto bene, qualcuno potrebbe provare. Sì. Ma perlomeno presupporlo. Vabbè, sì. Sono... No, queste sono cosine veramente carine. E ti butta il mio principale. Vabbè. Ok. Va bene. Amicizia indistruttibile. No. No, no grazie. No. No. Acqua. Trigger happy bullet attack. Vabbè, vabbè, sarà... un limit particolare, okay. Sì. Vabbè, intensive training è sicuramente lo scontro con l'area. Il time trial e il time attack, che sì, è quello che ti permetterà di sbloccare come episodio quello del costume. E la line art sarà una pistola. Una pistola. O una gun blade. Ah, già te, me l'ha dato. Ok. Ah, me l'ha dato. E quindi che sblocchi con la time attack? È una gun blade. Ti danno la spada con... No, non penso che sia quella. Sarebbe troppo figo, ma non penso. In ogni caso... Oddio, è una gun blade veramente. No. No, ci ho creduto. No, c'ha la lama, però. Quindi, vabbè, dei la versione. Dosi illusi. No, vabbè, la versione realistica. Realità, perché è una pistola. Con... Reality, è una pistola con una spada e non una spada con una pistola. Perché la usa per vabbè, sì, una... da vicino. In realtà è molto figa come cosa. Sì, 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 sì. Okay, ok. Che poi qua non è più tristino. È carino perché all'inizio è triste, invece una volta che l'hai finito è più. Vedi, è più figo. Sì. Esatto, va bene. Vabbè, niente, poi le altre cose le provo. Che devo dire, deludente. Quanto, cioè, come canta Chocobo quando sul treno? Sì, vabbè, ma allora, il problema è che veramente... Lui, cioè, è così, tutto caricato su di lui, non ci stanno neanche provando a rendere più figo Noctis. E questo è il discorso. Sì, sì, cioè, mi sembra proprio che mentre... Io cosa avevo detto facendo la blind run? Che all'inizio sembrava che era strano che il villain aveva lo stesso screen time del protagonista. Adesso no. L'ha superato. Adesso l'ha superato. E fa solo cose fighe. Anche perché Noctis è quasi mai animato. Cioè. Sì, quasi sempre le cazzine di spalle, e quando non è di spalle è normale. Lui è fatto sempre da Dio.
E poi continua a fare cose coatte fichissime. Ma in una maniera talmente... Cioè, come sembra una fanfiction. Sembra una fanfiction di un fan che vuole boostare... Valorizzare costantemente. Non è una questione... Cioè, dà anche fastidio, perché mi avrebbe fatto piacere. Vabbè, alla fine pronto viene valorizzato, sì. Perché vedi che comunque è cazzutissimo. Per quanto sia insicuro, che in realtà è forte. Avrei preferito che il glow fosse stato rosso, perché ti faceva capire che utilizzava con quell'energia che aveva dentro. Che appunto magari lui era una delusione, perché... ha resistito, tra l'altro questa cosa io la sfrutterò nella cosa che sto scrivendo, che quindi lui è un modello deludente perché non resiste, ha resistito, ok? Quindi potenzialmente, esattamente lo stesso discorso di Armin, non perde il controllo perché sta avendo tanta luce dentro, può mantenere più energia al suo interno senza perdere il controllo, però davvero avrebbero potuto fare molto di più. Ma è comunque un contenuto inserito, sì, molto meglio di Resident Radio. Sì, 5 euro li stravale. Stravale. Certamente. Però 3 mesi di attesa no. Vabbè. E soprattutto questo... episodio Ignis, 6 mesi. 6 mesi. Sarà la Gamescom in multiplayer. Ma io spero che facciano vedere il multiplayer in quel mentre. Il multiplayer deve far sì. In realtà il multiplayer farlo uscire prima è un po'. Mi mette in dubbio se è vero che cada. Perché Ignis non lo puoi mettere. Esatto. E il multiplayer utilizzerà tutti i tre tipi di gameplay, ma non quello di Ignis allora. Vedremo. No, comunque. Sì, però ecco, cioè, dovevano. Fammelo vedere. Cioè, te lo fanno capire che lo afferra, perché tanto fa il cavolo che gli pare. Però, perché? Cioè. Non ti perché dico. Peggy 16. Sì, ma non ti dico che come mi devi fare vedere. Esatto. Non mi devi fare vedere che lo tortura, che lo stupra. Però no, che almeno che alza gli occhi e lo vede. E poi sviene, magari. E poi fai la stessa scena di lui che alza gli occhi, anche ma c'è Noctis. Non lo stupra, no, ma sto scherzando, dai, sto scherzando. Cioè, no, non che prendere il pugno in faccia sia una, no, no, vabbè, una violenza. Bella comunque, no? Ridendo come un sadico mentre ti prende il pugno in faccia e ti spacca il setto nasale. Pensa lui, che si avvicina, diventa per metà oscuro, con l'occhio che gli trema. Ti ricorda papà? Come stai papà? Ah. Oh, il bravo figlio. Guarda, ti ho fatto delle foto mentre sparavi. Esatto. Lo fa piangere. No, come nei Simpson, che tu non hai visto quell'episodio in cui c'è Martin che gli si spezza il cuore. Guarda, puoi proprio vedere quando il proiettile gli trapassa il cuore, no? Gli spara, Sì, ma comunque tutti i personaggi, che Gladio è piatto come lo schifo, ma anche Gladio ha dei daddy issues, perché Gladio è costantemente col pensiero di quello che ha fatto suo padre al posto suo. Ignis non lo sappiamo. Venire shottato da un cretino. Lui è Noctis, sei fiero di me papà! Ignis invece è il papà di tutti. Ignis è bellissimo. Ignis è il papà, la mamma e il fratello maggiore. Infatti Ignis sarà l'unico personaggio a cui bisogna fare del male, perché è piuttosto... Esatto. Ma non si fa del male da solo. Esatto. È l'unico che... Cos'è tutta questa logica? Tu, perché magari capisce che forse Ardyn ha qualcosa che non va. Perché nessuno... Ah, certo che era Ardyn, era ovvio. Vabbè, che era Ardyn. Sono tutti ritardati. Ma secondo me sì. Cioè, ma proprio realmente hanno la mentalità di bambini. Sì, sì, sono rimasti infantili. Io ti ricordo che lascia Ranemza la neve comunque. Tu sai che non è così. Ma potenzialmente Rane è Ardyn. Non è così. Non è così, non perché è così. Chiaramente non è in Giappone così. Poi non lo faresti, non di non valorizzare il personaggio. Non è così, ma potrebbe esserlo. Sarebbe stato carino. Per questo poi gli sarei sopra, gli fa, beh, che vuoi? Però non è, ovviamente non è non così, è, però... Va bene. Valorizzato. Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito. Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre il benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!